Come capire se qualcuno vi sta dicendo delle cavolate? E no, non so i soliti trucchetti. Tipo, se si gratta il viso sta mentendo? No. Questo è un metodo che si basa sui movimenti oculari. C'è fu sto psicologo americano che si chiamava William James, grande William, che osservò come alcuni micro movimenti dell'occhi accompagnassero sempre il pensiero. Il cervello è diviso in emisfero destro e in emisfero sinistro. L'emisfero destro è adibito alle attività artistiche, mentre quello sinistro alla logica e alla verbalizzazione. Grazie poi a degli studi effettuati sugli esseri umani, lui riuscì a capire questo. Se qualcuno ti sta raccontando qualcosa e guarda in alto a sinistra, sarà un'immagine ricordata, perciò vi starà raccontando la verità. Se invece guarderà in alto alla sua destra, vi sarà di una cazzata, perché starà costruendo nella sua testa un'immagine di qualcosa che non è mai successo. Se invece guarderà di lato alla sua sinistra, vi sarà comunque di la verità, perché in questo caso starà ricordando qualcosa di auditivo, quindi delle parole che ha sentito, qualcosa che è stato detto magari. Se invece guarderà di lato alla sua destra, starà immaginando qualcosa che non gli è mai stato detto o che non ha mai sentito, quindi cazzata. Se guarderà in basso alla sua sinistra, starà parlando con se stesso. Se guarderà in basso alla sua destra, starà ricordando delle sensazioni, perciò un odore, un gusto. Ora vi ricordo io una cosa, che c'è sta un bottone qua e che se vi sono stata utile, per favore cliccateci, seguitemi. Per favore, e mi raccomando, sgamateli tutti. Se comunque non ci credete, provate.